Regionale di Fossa Olimpica siamo con il presidente regionale. Presidente, come è andata la gara? Penso che sia andata benissimo perché abbiamo avuto un'affluenza altissima. Penso la più alta degli ultimi dieci anni con 46 tiratori. È una gara che di solito non è così rappresentata. Vuol dire che il campo ha funzionato bene. Il servizio. Laterale tutto il contesto è andata bene, e sono soddisfatto. Fossa olimpica, spieghiamo rapidamente che cosa vuol dire e che, come si differenzia chiaramente dalle altre gare della, sul tiro, del, sui campi di piattello Allora, diciamo che le, la fossa olimpica è una specialità, come lo dice anche il termine olimpica. Le specialità olimpiche sono due in questo momento: lo skit e la fossa, che sono praticamente le eh, specialità più. Rappresentative. La fossa è uno sport che fa praticamente partire da imbracciati, i piatelli partono da 15 macchine, mi pare, 15 macchine, hanno delle direzioni variabili di angolatura e di solito vanno a una lunghezza di 75 metri, perciò leggermente più veloci. E questa è la caratteristica della fossa olimpica. Nello skate invece si parte sbracciato e i piattelli partono soltanto lateralmente e praticamente è una cosa molto diversa che in questo caso qui non abbiamo. Regione Friuli-Venezia-Giulia, come si pone rispetto alle altre scuole in Italia proprio in questa specialità della fossa olimpica? Che, o che risultati abbiamo ottenuto? Diciamo che il Friuli-Venezia-Giulia, nonostante sia una delle regioni più piccole dal punto di vista della federazione del tiro a volo, e ha dei ragazzi molto validi, adesso da poco abbiamo ad esempio un belluzzo che è in nazionale, ed è diventato senior quest'anno, Se abbiamo, abbiamo un buon settore giovanile in crescita, abbiamo anche avuto forti risu grandi risultati dal trano a livello nazionale e speriamo che vada avanti così. E proprio qui mi ha anticipato l'ultima domanda: a fronte di questo campionato regionale, a livello italiano cosa possiamo aspirare? Cioè, quale sarà nel 2018 il nostro obiettivo? Nel 2018 il nostro obiettivo è arrivare ai massimi livelli, come squadra e come anche singoli, sia nello skit sia nella fossa. Speriamo di farcela. In bocca al lupo. Grazie. Campione regionale Alberto, eri qua a Campo Famiglia oggi con quell'obiettivo oppure è stata una sorpresa? Come è andata? Una bella gara, diciamo che ho sparato più che altro per la qualità e il risultato non è venuto, è venuto più che altro nella seconda prova e a Porpetto, però oggi comunque ho sparato discretamente bene, il risultato non è venuto ma sono contento lo stesso. Alla fine, in realtà la prima prova come è andata? avevo vinto io anche nella classifica generale e sì sono state, è stato un bel campionato e, sono contento perché insomma esco da un periodo bruttino e comunque ho avuto due belle conferme oggi e anche ieri pomeriggio e, domani mattina partirò per la Malesia che ho i campionati del mondo universitari e quindi insomma vado abbastanza galvanizzato e insomma è una una bella iniezione di fiducia, ecco. Allora, facciamo così: quando rientri dalla Malesia, speriamo con un buon risultato, parliamo anche dei, dei campionati italiani. Grazie. In bocca al lupo. Grazie, grazie, ciao, grazie. Campione regionale, Daniele, nella tua categoria come è andata oggi e soprattutto anche nelle altre gare, quello che ti sei portato oggi, che risultati ti sei portato dalle gare precedenti? sì ma la gara oggi è andata abbastanza bene, ottimi lanci, una bellissima giornata per sparare, quindi i risultati si sono visti. E quindi ho chiuso la prima serie con 23, la seconda con un 22, potevo fare un po' meglio, comunque pazienza, campionato invernale, questi risultati sono più che sufficienti. Alla fine adesso ci sono nuovi obiettivi, a livello nazionale cosa pensi di poter fare? Ma a livello nazionale oh, devo vedere perché ci sono degli impegni sono anche istruttore di tiro a volo, seguo i ragazzi della regione e quindi devo conciliare la mia passione personale con il tiro a volo e l'istruzione dei ragazzi. Non sempre posso dedicare eh, il tempo mio alle mie gare e preferisco guardare i ragazzi e quindi probabilmente non sono sicuro ma penso che non riuscirò a fare la, la finale. Cioè, è un peccato però dal momento che sei istruttore ci dai anche la possibilità di chiederti fosse olimpica, skit, cosa è più complicato, cosa è più difficile, cosa è più bello oppure hanno caratteristiche diverse che non si integrano tra di loro Ma il tiro a volo in generale è uno sport che attrae molto le persone e sinceramente lo skit, il trap o il double trap come, quali sono diciamo, le tre specialità più, più famose eh, in realtà è un, uh, il piacere è molto soggettivo e quindi il primo approccio diciamo uno già capisce qual è la, la propria disciplina, nel giro di un paio di mesi capisce se eh, può continuare oppure nel, sempre piacendo il tiravolo cambia la disciplina e trova la sua dimensione. Diciamo che è il tiravolo, è la disciplina che cerca te. Non tu che cerchi la disciplina. Mi piace molto questa cosa, domanda anche sui tuoi ragazzi, allora, se ne è qualcuno che merita di essere seguito o so, c'è qualche possibilità di risultati interessanti? Certo, abbiamo dei ragazzi molto, molto validi, l'anno scorso abbiamo ottenuto dei risultati importanti, abbiamo portato a casa dei titoli nazionali di double trap, dei, abbiamo fatto delle finali della Fossa Olimpica. E abbiamo vinto alcune gare anche di skit, quindi noi diciamo nel nostro piccolo come regione, perché abbiamo un bacino d'utenza limitato, ma ci difendiamo bene. Quest'anno il progetto è quello di riuscire a ottenere la squadra di Fossa Olimpica eh, dei ragazzi, che è costituita da quattro maschi e due femmine, in questo momento ci manca ancora una femminuccia, quindi cercheremo di completarla più presto. E magari guarda, la telecamera è lì, mh, cerchiamola che chiamiamola da qua. Se magari sei lì che vuoi e ti piace il tiro vieni a provare, siamo qua che ti aspettiamo. La nuova Chiara Kainelo la aspettiamo qua. Certo. Grazie, grazie, grazie a voi. Proseguiamo la carrellata con i campioni regionali, abbiamo qua Walter nella categoria? Veterani, prima categoria, veterani come qualifica però. Come è andata Walter oggi e anche le due gare precedenti? Ma oggi non tanto bene, perché facendo anche il dirittorio di tiro non è che ci si disperde un po', no? Quindi oggi non è andato benissimo. Le altre volte è abbastanza bene, insomma. Sono zero penalità, quindi... Bene. Allora, a questo punto questo titolo ti lancia a livello italiano, vuoi fare qualcosa anche a livello nazionale? No, a livello nazionale faccio, partecipo con la prima categoria, faccio, faccio le tre grand premi, e, è un bel, bel partecipare con tutti i grandi fucili, no? è, un bel, è un bel sparare. Ecco. E ti chiedo un'ultima cosa riguardo alla struttura, si sta adesso qui a Campoformi, si sta lavorando, sì, si sta meno, ampliando? Posso dirlo? Finalmente tutto è funzionato bene e la recessione è molto, molto dignitosa, molto bella, veramente. E complimenti dunque per questa medaglia, campione d'inverno e in bocca al lupo per le prossime. La ringrazio. Grazie. 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 Giovanissimo campione regionale Simone, categoria? Eh, ancora juniores ancora juniores però come è andata oggi e nelle due gare precedenti cosa come hai combinato? Eh beh essendo anche il primo anno che partecipo a queste gare il primo anno che ho iniziato questa attività ecco, non ho avuto comunque punteggi altissimi però ecco sono felice perché c'è stata anche insieme agli altri ragazzi una grande competitività e quindi siamo riusciti ecco, a giocarci la fine alla fine quindi è stato molto interessante ecco, gareggiare con loro e gareggiare con gli altri eh, ma visto che è il primo anno, allora spiegaci com'è che ti sei avvicinato al tiravolo, perché non è consueto. però Complimenti. Beh, mi sono avvicinato perché a Trieste c'è questo tiravolo che comunque ha una storia molto importante. E, e quindi, ecco, così anche per la mancanza di non tanti ragazzi giovani ci siamo, mi sono avvicinato, mi sono appassionato per uno sport bellissimo, uno sport di mente, di testa. E, e quindi, ecco, da allora ho continuato e sono arrivato ecco, a risultati discreti. Ecco, sono molto felice. E eh, caspita, se questo è il buongiorno, se il buongiorno, si vede la mattina direi che beh, decisamente molto bene, meglio Fosso Olimpica meglio Skit, cosa, cosa preferisci? No, decisamente Fosso Olimpica, Skit ho praticato poche volte, Fosso Olimpica ce l'ho nel cuore ecco. adesso prossimi obiettivi? prossimi obiettivi la finale italiana adesso saranno presenti tre gran premi del settore giovanile in cui mi dovrò conquistare la finale nazionale e dopo lì cercherò di portare in alto i, i colori del Friuli Venezia Giulia di Trieste in bocca al lupo, grazie mille Grazie. Alto campione regionale qui al tiro a volo, campione d'inverno, Gian Paolo, come è andata oggi? Okay. Beh, sei campione quindi bene. È andato meglio le altre due gare, oggi non ho sparato molto bene, comunque sono il primo anno che sono master e ho vinto, ho vinto il campionato d'inverno. insomma quindi forte delle due vittorie precedenti perché avevi vinto due sì, gare. Sì, eh, le gare sono tre e eh, ho vinto sia la prima che la seconda e questa no, ma bastano due insomma. Zapato, hai sempre fatto sforza olimpica oppure hai fatto anche altre, a schito? Ho forza olimpica anche percorso di caccia, però diciamo, preferisco forza olimpica. Eh, ci mancherebbe, hai visto i risultati, è anche giusto continuare così. Adesso invece con questo titolo a livello nazionale cosa pensi di poter fare? Ma a livello nazionale bisognerebbe andare a fare la, la, la gara campionato italiano. Vediamo, perché è un po' lontano, è a Teramo. Vediamo. Comunque, insomma, me la cavo abbastanza bene. Ecco. E Un ultimo commento ti chiedo sulla struttura, visto che hanno ampliato qui a Campo grazie a Rigo, l'impegno, eh, la struttura, c'è anche il bar, eh, come ti trovi qua? Molto bene, è cambiato in meglio e penso che hanno il programma di fare ancora meglio. In bocca al lupo. Grazie. grazie, grazie super. Altro campione d'inverno qui a Campo Formido. Davide, oggi hai vinto o sì, Il può... giornale terza categoria? Comunque oggi la gara di oggi l'hai vinta. Oggi mi sono qualificato come quarto. Vabbè, quindi avevi vinto le due Dopo gare precedenti. Ho vinto precedentemente, sì. E oggi com'è andata allora? Cosa è successo? Eh, si vede che la giornata non era proprio tanto positiva, un po' il freddo, ma insomma, non si può fare sempre bene. È vero, e il Capo di gara invece il nuovo campo qui o comunque allestito da, da Rigo, come ti è sembrato? Sì, bene, bene, era qualche anno che non venivo qui, però ho visto delle migliorie, cose nuove anche. E adesso, con questo titolo, cosa pensi di poter fare a livello nazionale? Eh, difficile, <ride> difficile, perché più avanti si va, più difficile è, però si cerca di difendersi. Eh, hai un obiettivo particolare? No, no, no. No. Eh, ultima cosa ti chiedo eh, gli avversari, il livello tecnico che hai incrociato qual è? Eh, si vede dai risultati, si vede che sono molto più allenati di me. però si vede che oggi e gli altre precedenti gare eh, ci siamo difesi con i denti. E quindi, dai, ti faccio i complimenti perché se il loro livello è alto, vuol dire che tu da campione sono sei uscito. Mi sono difeso bene. Grazie, super. Al nostro microfono, in conclusione di questo speciale tiro a volo al termine del campionato d'inverno qui a Campo Formino, siamo con Marco, che ha anche il fucile in spalla. Di solito si porta così in fase di riposo, vero? Sì, sì, in fase di riposo: si porta in spalla sempre aperto, rigorosamente. Questo è uno sport dove. L'autodisciplina è fondamentale ed è utile anche per, per i giovani perché sicuramente per praticare uno sport come questo, che è uno sport individuale, ricordiamolo, devi comunque avere una regolare eh, autodisciplina, devi essere cosciente che comunque il nostro attrezzo sportivo è un'arma, però usato a titolo sportivo. Quindi. Eh, ci vuole anche un po' di eh, attenzione e, e, e cura nel maneggiare. Marco, ehm, hai, hai, detto, hai parlato di giovani, ci cioè hai detto questa, questa parola chiave. Eh, qual è il, cosa sta succedendo a livello giovanile qui in Friuli Venzia Giulia? Sì, sicuramente stiamo facendo un buon lavoro anche con gli istruttori. Stiamo in qualche maniera cercando di pubblicizzare il nostro sport. Che, Ahimè se ne parla solo in, eh, durante le Olimpiadi, dove siamo uno degli sport più medagliati, però purtroppo non viene molto reclamizzato durante l'anno. Eh, questo è uno sport eh, che non è molto spettacolare da far vedere in televisione, come possono essere il basket, il calcio, questi sport sicuramente che sono più spettacolari a livello televisivo, ma, ma meno vincenti. Ma meno, esatto, però è uno sport che va praticato perché l'emozione che dà la, 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 sparare a un piattello, a un bersaglio, comunque è una gara sempre con se stessi perché la bellezza di questo sport è che gli avversari non sono gli altri tiratori, ma è, sei te stesso, quindi hai modo anche di, di fare un viaggio interiore e anche conoscersi, anche le proprie paure, le proprie sicurezze. Sicuramente questo è uno sport dove eh, eh, l'autostima è fondamentale, quindi questo può crescere anche attraverso questo sport. Molto educativo anche si dice in questo caso. Eh, oggi la il livello di competizione qual è stato? Ma, e, e, considerando che siamo a in inizio stagione, anche se è la terza gara dell'anno, malgrado il freddo, i risultati sono stati anche abbastanza lusinghieri, considerando che. Insomma, ripeto, siamo a inizio stagione, quindi lo stato di forma non è dei migliori. Però insomma, oggi è andata anche per me personalmente, è andata bene, ho fatto un 47 con un 25 finale su 25, quindi eh, sì, insomma, è, serve da, da buon viatico per l'anno che andremo a cominciare e serve appunto come dicevo Poc'anzi, di autostima e di fiducia per l'anno che andiamo a effettivamente a cominciare sportivamente parlando. Assis ah, sì, perfetto, prossimi obiettivi, prossimi impegni, eh, quali saranno proprio il calendario? essendo ehm, un tiratore di prima categoria ci sono i gran premi nazionali, mm, fra due settimane, avremo, fra tre settimane avremo la finale di campionato italiano d'inverno che è una gara che ha preso piede negli ultimi 7-8 anni perché fino a 15 anni fa il tiro volo era più uno sport che si praticava nella primavera e estate, invece adesso questa, ci sono queste competizioni invernali per allungare la stagione, quindi malgrado le temperature rigide comunque ci si appronta in pedana coprendosi un po'. E quindi il prossimo obiettivo è sicuramente il campionato italiano che servirà in inverno, che servirà come allenamento, come training per... E la stagione diciamo, estiva, che sono i tre gran premi nazionali, con l'obiettivo di qualificarsi per la finale e insomma togliersi qualche bella soddisfazione. E ultima domanda, Marco: sulla struttura te la faccio ehm, come questo campo, soprattutto alla luce anche dei nuovi. La logistica sì, che hanno creato eh, qui? Sicuramente il numero dei tiratori quest'anno è stato superiore alle aspettative e questo non fa altro che piacere, vuol dire che come anche comitato regionale stiamo facendo un discreto lavoro. E la speranza ovviamente è quella di creare, creare dei giovani sempre più vicini, purtroppo per noi diventa difficile entrare nelle scuole perché purtroppo c'è ancora questa chiusura mentale dove siccome si usa un fucile invece proprio nel nostro sport non è mai successo niente, nessun genere di incidente, ripeto, anzi serve anche a educare e come auto, autodisciplina. E, parlando della struttura, la struttura questa è storica, diciamo che la vera storia del tiro a volo friulano è il campo di campo formi io ho sparato avendo il mio papà che è stato un gran tiratore e tutt'oggi spara ancora sono cresciuto a pane e piattelli quindi anche se ho giocato a calcio 30 anni e poi quando ho dovuto smettere di giocare a calcio mi sono ributtato nel tiro a volo anche con risultati lusinghieri e, e quindi la struttura questa è migliorata molto, è stata ristrutturata c'è la volontà di rilanciare appunto gli impianti e, la, la, la speranza è che la presidente Chiara Damiani ha tutte le buone intenzioni e l'entusiasmo per, per creare attività e con anche eh, creando una polisportiva con calcetto, basket, eh, insomma creare un, un, un luogo dove si può fare anche sociale. E questo credo che siamo alle porte della città e può diventare interessante, perché poi anche persone che magari praticano il calcetto piuttosto che il basket o che vengono a vedere le partite di calcio dell'Udinese o di altre o della Champion di altre squadre possono in qualche maniera accoggersi del nostro mondo, che è un mondo, ripeto, che ahimè se ne parla solo ogni quattro anni. Ed è un peccato perché insomma è, un, è una disciplina dove insomma. Eh, possiamo, possiamo togliersi delle belle soddisfazioni anche proprio come regione. In bocca al lupo. Grazie, grazie anche a voi e buon lavoro. Grazie.